sono Alessandro Raffone e sarò il vostro appunto moderatore dell'evento e vi ringrazio per essere venuti così tanti, così numerosi a partecipare a questa nostra web conference. Come potete notare abbiamo in questa occasione anche un interprete dei segni che ci diciamo, permetterà di poter interagire anche attraverso la lingua dei segni. Questo perché? Perché il punto focale del nostro incontro di oggi verterà proprio sulla lingua dei segni italiana, di cui fra poco appunto parleremo. Prima di tutto vi volevo ricordare che l'evento è stato organizzato da due enti di formazione professionale, ARES, Associazione di Ricerca e Sviluppo, e PSB SRL. Purtroppo oggi la presidente di ARES, la dottoressa Giovanni Brancaccio, che avrebbe dovuto partecipare all'incontro, non è potuta essere con noi e noi la salutiamo. Così come salutiamo anche l'interprete Marco Ceci, che doveva essere anche con noi qui in presenza, ma non è potuto venire a partecipare appunto all'incontro. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo una cosa molto importante, cioè che al termine dell'evento, per chiunque sia interessato e che appunto sarà iscritto alla nostra web conference, riceverà un attestato solo ed esclusivamente se avrà compilato il form che dovrà compilare al termine dell'incontro. Dovrà risettare diciamo appunto il link che vi abbiamo inviato per partecipare a questo incontro e al termine ci sarà questo link con il form per poter appunto ricevere l'attestato. Detto questo, entriamo subito nel vivo dell'incontro, presentando appunto i relatori, che sono prima di tutto la psicologa e psicoterapeuta Claudia Lombardi, che ringrazio, buongiorno, il docente LIS Luciano Barbarisi e gli altri due docenti LIS Antonio Parente e Michele Ortolani, che sono appunto in remoto. Prima di iniziare volevo ricordarvi una cosa molto importante, cioè che come potete notare noi tutti stiamo indossando le mascherine. Mascherine per il motivo molto semplice che a causa del Covid-19 una delle misure più importanti è quella proprio di indossare le mascherine. Questo però è un problema per chi non è udente, perché ovviamente non potendo leggere i labiali, con questi tipi di mascherine ovviamente hanno una difficoltà in più per potersi relazionare con il mondo. Ecco perché proprio in questo periodo è così importante conoscere la lingua italiana dei segni. E infatti vorrei subito iniziare con la dottoressa Lombardi ponendole appunto due domande. La prima è: quali sono le basi di una corretta comunicazione? E in secondo luogo, in che senso la comunicazione è una prospettiva relazionale? Allora, buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti e stamattina vorrei porre un punto in particolare l'attenzione sulla comunicazione. Per quanto sia importante prima di tutto la comunicazione, è anche per quanto sia importante da un punto di vista relazionale. Se facciamo partire le slide, vi do anche la possibilità di seguirmi. Nel frattempo volevo fare un appunto. La lingua dei segni italiana è uno dei mezzi che l'uomo ha per entrare in comunicazione, in interazione, in relazione con l'altro. Pertanto è importantissimo poter riflettere insieme su quanto sia importante la comunicazione, appunto proprio per mettere in relazione le persone con altre persone. E avere proprio a disposizione la possibilità di appunto entrare in relazione con la maggior parte, creare appunto un terreno comune dove poter comunicare, è assolutamente fondamentale sia da un punto di vista personale che da un punto di vista professionale. Andiamo avanti con la slide. Ecco qua, come dicevo, la comunicazione letta da un punto di da una prospettiva relazionale. Prego, possiamo andare avanti. Allora, come potete ben vedere, la comunicazione ha origine dal verbo latino comunicare, ovvero l'estensione semantica della parola communis, che viene composta dalla preposizione cum, con, insieme a, e munus, ovvero obbligo, dovere, ma anche impegno, funzione, favore oppure anche prende il significato di regalo. Il termine communis è esattamente l'opposto del termine proprius.
Proprius rappresenta appunto la proprietà privata, mentre communis è il contrario, ovvero non rappresenta ciò che non appartiene a nessuno, ovvero che è a disposizione di tutti quanti. Infatti non è un caso che la parola comunicazione abbia la stessa origine della parola comunità e comune. Infatti l'accezione positiva della parola comune esprime la condivisione e anche la questione di entrare in relazione con qualcun altro e condividere con esso dei valori. Come possiamo vedere, ci sono degli elementi fondamentali affinché possa avvenire correttamente la comunicazione, ovvero ci deve essere prima di tutto un emittente, un messaggio, un ricevente, un canale di comunicazione, un codice, un contesto e poi abbiamo, si pongono in atto anche una serie di filtri. L'emittente è colui che intende inviare un messaggio e quindi da cui parte un messaggio. Il messaggio riguarda l'aspetto appunto di contenuto, mentre il ricevente è colui a cui il messaggio viene destinato. Il canale di comunicazione è il mezzo attraverso cui avviene la comunicazione, che questa comunicazione può avvenire sia a livello verbale, sia a livello non verbale, che da un punto di vista posturale. E il paraverbale riguarda invece il tono della voce. Su questo dopo spero che comunque potremo approfondire nella lingua dei segni come è possibile comunicare questi diversi aspetti. Infatti, incuriosita, avendo un piacevole confronto con il dottore, già abbiamo potuto assistere che il linguaggio paraverbale, ovvero quello che noi esprimiamo con il tono della voce, attraverso la lingua dei segni viene espresso attraverso la mimica facciale. Mi corregga se sbaglio. Ok, perfetto. Le espressioni facciali. Esatto, le espressioni facciali. Quindi, se torniamo alle slide, possiamo approfondire l'argomento. Infatti, affinché la comunicazione possa essere efficace, riguarda anche il contesto, ovvero il luogo in cui avviene la comunicazione. Prego, si può andare avanti con le slide. Affinché la comunicazione sia efficace, deve essere prima di tutto mirata, ovvero deve avere un obiettivo e soddisfare l'interesse degli interlocutori. Deve essere condivisa, ovvero deve avvenire su un territorio comune dove la comunicazione si può sviluppare. In questo caso, imparare la lingua dei segni permette di ampliare questo terreno dove è possibile condividere con qualcun altro e quindi automaticamente poter entrare in relazione con qualcun altro. Poi, ovviamente, è un fenomeno di tipo sociale, ovvero che deve includere almeno due soggetti, altrimenti la comunicazione non è efficace se io non mi rivolgo a nessuno. Ed è un'azione, in quanto la comunicazione è assolutamente un fenomeno dinamico, non statico, e quindi prevede il coinvolgimento attivo di tutti i suoi partecipanti. Andiamo avanti. Nell'ambito umano esistono due tipologie di comunicazione. La comunicazione sociale, che può essere strutturata da pochi e diretta a molti, come in questo caso noi stiamo attuando una comunicazione di tipo sociale, che abbiamo una molteplicità di individui che ci stanno ascoltando e stanno recependo ciò che abbiamo da dire. Invece, per quanto concerne la comunicazione interpersonale, si prospetta la partecipazione di due o più individui e dove all'interno della comunicazione si influenzano reciprocamente, spesso inconsapevolmente, perché entrando in relazione tra di loro si danno dei feedback reciproci che vanno a indirizzare una comunicazione orientandola verso un modo piuttosto che in un altro. Possiamo andare avanti. La comunicazione interpersonale può avvenire su tre livelli, ovvero il livello verbale, il non verbale e la comunicazione paraverbale. Il livello verbale riguarda il codice digitale, ovvero fatto da segni arbitrari, ovvero noi utilizziamo nella nostra lingua dei simboli che sono utilizzati convenzionalmente per designare una determinata parola. Per quanto riguarda la lingua dei segni italiana, ovviamente penso che i codici li abbiamo ovviamente sotto forma di segni, così come la lingua italiana utilizza delle parole per poter rappresentare una determinata cosa. In questo caso la comunicazione verbale è efficace perché utilizza
viene stabilito convenzionalmente che quella determinata sequenza di lettere o quella determinata sequenza di segni possa rappresentare o meno una parola, che è condivisa da tutti coloro che stanno ricevendo il messaggio. Per ciò che concerne la comunicazione non verbale, riguarda tutto ciò che noi esprimiamo da un punto di vista analogico, ovvero del corpo, la mimica, la postura, anche come occupo lo spazio. Ad esempio, se io mi avvicino molto a una persona, chi mi vede può ben intuire che io possa avere una relazione di intimità con quella persona, così come se dovessi mantenere le distanze potrebbe rappresentare o una mia inadeguatezza nel stare vicino a quella persona o comunque tante altre cose che riguardano appunto la relazione. Per ciò che concerne invece la comunicazione paraverbale riguarda il tono, ovvero il modo in cui si comunica, che dà assolutamente un'interpretazione diversa a ciò che viene comunicato. Ovviamente nella comunicazione non verbale e paraverbale abbiamo tutti i messaggi vengono trasmessi tutti i messaggi di tipo emotivo, che con la comunicazione verbale difficilmente è possibile trasmettere. Possiamo andare avanti. Allora, adesso cerco di andare un po' più piano per permettere la traduzione. Purtroppo abbiamo nel 1967 un grandissimo psicologo, Vaclavic, che ha individuato l'esistenza di degli assiomi che sarebbero nel linguaggio filosofico e matematico delle verità evidenti e indiscutibili su cui si basano dei teoremi. Vaclavic con i colleghi di Palo Alto hanno attuato delle ricerche e hanno individuato queste verità evidenti e indiscutibili anche per tutto ciò che riguarda la comunicazione. I 5 assiomi che sono stati rilevati da Vaclavic e colleghi e i colleghi di Palo Alto sono i seguenti. Prego, possiamo andare avanti con le slide? Il primo assioma è l'impossibilità di non comunicare. Infatti, è stato rilevato che è effettivamente impossibile non comunicare, perché qualsiasi comportamento che noi assumiamo, attuiamo, è comunque una comunicazione. Non potendo non avere comportamenti, scusate il gioco di parole, è impossibile che non si comunichi un qualcosa. Ad esempio, anche l'assenza di comunicazione verbale, la lontananza e il mancato contatto visivo comunica qualcosa, come in questa foto. Nonostante non vi sia una comunicazione verbale, c'è assolutamente una comunicazione di distanza e da questa foto immagino che parecchi di voi possano dare una propria interpretazione, ma che abbia basi comuni, ovvero di non voler essere in relazione. Quindi io comunico il non voler essere in relazione. Possiamo andare avanti con la prossima slide. Il secondo assioma riguarda la questione del contenuto, ovvero i messaggi possiedono un aspetto di contenuto ed uno di relazione. Se possiamo andare avanti con la slide, così mi agevolate. Esatto. Possiamo distinguere, il messaggio si può distinguere in due livelli, ovvero c'è un contenuto dove io esprimo una volontà, un'azione, un pensiero. E un altro è il livello di relazione, ovvero il modo in cui io trasmetto quel messaggio. Quando entro in comunicazione con un'altra persona, vado a definire quella che sarà la mia relazione con quell'altra persona. Ipotizziamo come si può rapportare, ad esempio, un datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente che può impartirgli ad esempio ordini, e possiamo notare come è differente la situazione se gli stessi ordini potrebbero essere impartiti da un collega di lavoro. Il messaggio è lo stesso, ma viene interpretato secondo due modalità differenti. Quindi nel primo caso io assumo come dipendente una relazione down rispetto al mio datore di lavoro. Nel secondo caso, se io non accetto dal mio collaboratore l'impartizione di ordini, possa entrare in conflitto,
perché c'è stato un problema appunto di relazione. Possiamo proseguire con il terzo assioma? Esatto. Il flusso comunicativo è espresso secondo la punteggiatura di eventi, ovvero il modo. Ci sono diversi modi per interpretare la realtà. Attraverso la comunicazione possiamo dare, orientare l'interpretazione. Per farvi un esempio breve, attraverso la punteggiatura. Per farvi un esempio breve, ad esempio, sono diversi casi in cui se nel caso in cui io dovessi dire mentre rincasavo un individuo mi ha fermato chiedendomi dove stessi andando, dà un'interpretazione dei fatti. Mentre rincasavo un vigile mi ha fermato chiedendomi dove stessi andando, conferisce una lettura e un'interpretazione della realtà assolutamente differente. Quindi non è solo il modo in cui comunichiamo, ma anche la punteggiatura favorisce o meno l'interpretazione dell'altra persona con cui sto comunicando il messaggio che io ho intenzione di inviare. Possiamo andare avanti con l'altra slide. Vi è una distinzione tra comunicazione analogica e digitale. Come prima dicevo, la digitale riguarda l'utilizzo convenzionale di una sequenza di lettere, come ad esempio può essere casa, con una struttura che è quella della casa. Infatti non esiste alcuna analogia strutturale tra la casa reale e la sequenza arbitraria delle lettere C, A, S e A. Avremmo potuto definire anche fiume, avremmo potuto scegliere, però questa è semplicemente una questione convenzionale che ci facilita nella comunicazione. Per ciò che riguarda invece la comunicazione analogica, come prima ho detto, qualora non vi sia una corrispondenza tra ciò che viene detto e ciò che si esprime attraverso il linguaggio del corpo, la comunicazione può essere non efficace. In questo caso, se io dico di essere attenta e di voler ascoltare il messaggio del mio interlocutore, però non lo guardo, mi penso ad altro e mi occupo di altro, ovviamente ciò che comunico a livello non verbale è assolutamente discrepante con ciò che dico da un punto di vista verbale. E ovviamente è sempre più forte il non verbale. Possiamo andare avanti? L'ultimo assioma riguarda proprio la relazione, ovvero tutti gli scambi di comunicazione possono essere simmetrici o complementari, ovvero la comunicazione che produce un'interazione simmetrica significa che le persone che entrano in relazione si reputano allo stesso livello e possono arrivare ad uno scontro, proprio perché nessuno cede da nessun punto di vista, e qua entra in gioco sempre la relazione. Se invece si verifica un'interazione complementare, si prevede uno degli attori della comunicazione che prende una posizione up, ovvero di dominanza, e l'altra persona una posizione down, ovvero che riceve il messaggio. Ciò non significa che questi due attori si possano alternare, ovvero posso immaginare un professore nei confronti di un discente. Ovviamente il professore ricopre una posizione up, mentre il discente una posizione down. Ugualmente, se il discente è esperto in qualche altra materia di cui il professore non ha competenze, è possibile che si invertano le posizioni. Possiamo andare avanti con la prossima slide? In conclusione, per ritenere una comunicazione efficace è necessario ricordare che esistono delle regole comunicative universalmente prefissate e che la comunicazione non verbale orienta l'interpretazione del contenuto trasmesso. La comunicazione è quindi il mezzo attraverso cui entriamo in relazione con l'altro. Ampliare i propri canali comunicativi consente ampliare non solo il livello di cultura personale, ma anche del nostro mondo relazionale, offrendo valide opportunità lavorative. Affinché possa avvenire efficacemente la comunicazione, è necessario che si sviluppi su un terreno comune e condiviso. Infatti, per me, imparare la lingua dei segni italiana significa non solo ampliare il proprio terreno comunicativo, ma renderlo anche un luogo fertile all'interno del quale poter cogliere nuove opportunità, sia personali che professionali. Grazie. Complimenti alla dottoressa Lombardi per l'esaustività del suo intervento.
Prima di continuare appunto con l'intervista al dottor, al docente appunto Luciano Barbarisi, vi volevo ricordare che ci sarà un vero e proprio scoop alla fine dell'evento, perché proprio grazie a questa web conference è nato il progetto di un nuovo corso da parte di Ares, un corso molto importante e professionalizzante, di cui vi parlerò io personalmente insieme con la dottoressa Lombardi alla fine del convegno, perché purtroppo la dottoressa Brancaccio, come già ho detto, non è potuta essere con noi, la salutiamo di nuovo e quindi saremo noi a presentare l'evento. Ora passiamo al dottor Barbarisi. Dottore, prima di tutto, come è nato il suo interesse per la lingua dei segni italiana? Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare l'Ares per avermi oggi invitato a questa conferenza così interessante. Come mai mi avvicino alla lingua dei segni? Perché io nasco da una famiglia di sordi. Una famiglia di sordi, avevo parenti, zii, nipoti e soprattutto avevo un fratello un poco più grande di me, che era un po' il mio riferimento, diciamo, per quanto riguarda sia le amicizie che aveva lui, i giochi, e quindi imparavo naturalmente questo allora si chiamava il linguaggio mimico-gestuale dei sordomuti, adesso è cambiato perché non è più un linguaggio, abbiamo scoperto che è una lingua vera e propria. I nostri ricercatori, sulla scia dei ricercatori americani, hanno dato una struttura vera a questa lingua, quindi è una lingua vera e propria che certo. Utilizza un canale visivo-gestuale anziché il canale acustico-verbale della lingua italiana parlata. Infatti, prima di arrivare, diciamo, anche giustamente alla struttura anche tecnica della LIS, sì, volevo chiederle, visto che lei è un conoscitore ovviamente di questo mondo, lei mi sa dire, diciamo, quali sono anche le principali difficoltà per la comunità dei non udenti? Certo, i sordi hanno una difficoltà di interagire con il mondo degli udenti. Loro in pratica, se mettiamo una slide che avevo preparato sulla comunità dei sordi, vediamo che il sordo è considerato come comunità e cultura dei sordi. Partiamo da questo. Dunque, allora, i sordi vengono considerati da un punto di vista patologico come delle persone che vanno fuori allo standard e deve essere aiutate per rientrare in quello che la società diciamo impone. Mentre ci sta un altro punto di vista, che è quello biologico-culturale. Cioè il sordo appartiene a una comunità, a una cultura propria. Cioè comunità nel senso un insieme di persone, cioè un insieme di persone sorde e non solo, ma tutti quelli che lavorano nell'ambito della sordità, quali gli interpreti della lingua dei segni, gli assistenti sociali, tutti gli insegnanti, i parenti, amici, che insieme portano avanti un solo obiettivo, quello di dell'abbattimento delle barriere della comunicazione, perché questa è la grande certo. difficoltà dei sordi, quello di interagire con una comunità udente che è molto più grande. Loro certo. vivono in una comunità minoritaria che vivono però in una comunità più grande che sono quelle degli udenti. Quindi certo. questo problema dell'abbattimento della barriera della comunicazione, e questo problema lo incontrano tutti i giorni in tutte le manifestazioni della loro vita. Pensate se quando vanno dal medico, quando vanno dal giudice, quando vanno dal notaio. Vabbè, ti lascio a te qualche altra domanda. Certo, sì, grazie mille. E quindi, diciamo, come si struttura quindi la lingua dei segni italiana? Allora, la lingua dei segni italiana è stata scoperta, dicevamo, negli anni 60, no, un americano, William Stock, uno studioso, ha capito che questo metodo comunicativo non era soltanto un metodo comunicativo, ma era strutturato ed era una lingua vera e propria. Quindi è partito da un concetto, facendo una comparazione con la lingua parlata, ha dato una grammatica, una struttura proprio alla lingua dei segni. Diciamo che è una struttura diversa dall'italiano parlato, no? Se noi diciamo io domani vado al cinema, nella lingua dei segni è una struttura diversa. Domani io cinema andare, l'infinito va sempre alla fine. Domani non vado al cinema, io domani cinema andare no. C'è una struttura diversa da quello che... Però noi partiamo dalla lingua parlata per far comprendere appunto le differenze, no? Non mi prolungo su questa cosa perché poi sarebbe un fatto troppo specifico e troppo tecnico che non è il caso di parlarne, cioè, in questa sede. Assolutamente. Quindi appunto noi adesso abbiamo Francesca che ci sta facendo da interprete dei segni, e l'interprete dei segni è proprio una figura professionale. Quindi
proprio per quanto riguarda la figura professionale dell'interprete della lingua dei segni, quindi quali sono le possibilità, ecco, lavorative? Ecco, allora, l'interprete è una figura professionale che ha la competenza di tradurre un messaggio dalla lingua parlata in lingua di segno oppure da una produzione segnata in italiano parlato, cioè doppio compito. L'interprete deve essere una persona competente, una persona che elabora un messaggio cross-culturale, perché oltre a tradurre la frase deve anche passare da una cultura, che è quella degli udenti, a quella dei sordi e viceversa. L'interprete può lavorare in varie situazioni, per esempio esiste l'interprete di conferenza, no? L'interprete di conferenza che parla a un pubblico aperto, no? E poi c'è per esempio l'interprete di trattativa. Se mandiamo la slide, per quanto riguarda l'interprete, noi parliamo della triade, cioè l'interprete, il sordo e la persona udente. È quella di dopo, la slide di dopo, quella di dopo, successiva. Successiva ancora. Eccola qua. Vedete, l'interprete fa da ponte di comunicativo tra la persona udente e la persona sorda. Con la persona udente utilizza, come dicevano, il codice della lingua parlata, mentre con la persona sorda utilizzi il codice della lingua dei segni, e quindi porta il messaggio dall'italiano al segnato e da una produzione segnata all'italiano parlato. Quindi l'interprete è il ponte di comunicazione fra due realtà, diciamo, certo. Esatto, fra il sordo e la persona udente. Prima si diceva l'interprete per sordi, ma non è un interprete per sordi, è un interprete di lingua, perché certo. Il mio committente non può essere solo il sordo, può essere anche una persona udente, per esempio un capo ufficio che deve parlare con i suoi dipendenti sordi, mi chiama e io faccio da tramite, quindi io sono un interprete di lingua, non sono un interprete dei sordi. Sono due, ovviamente, concetti. Si diceva l'interprete per sordomuti. Anche la dizione sordomuti non esiste più, c'è stata una legge nel 2006, la legge 95, che chiama questo tipo di persona sorda, soggetto sordo, certo. No, non udente. Non possiamo classificare una persona per quello che non ha. Adesso anche il non docente non si chiama più non docente, si chiama collaboratore, si chiama... Certo, e quindi anche in questo campo abbiamo dato questo tipo di denominazione. Certo, e... Diciamo, visto che lei appunto è come professione anche interprete appunto nella lingua di segni italiana, ci può raccontare qualche aneddoto concernente proprio la sua professione? Ecco. Allora, un aneddoto che mi porto sempre con me, perché fu un momento drammatico per me. Io andavo a fare un servizio di interpretariato per quanto riguarda... ci fu una rapina a Napoli, la rapina delle poste, rubarono 7 miliardi, e un sordo disse che aveva visto i sette uomini d'oro, tutti e sette rapinatori, e li poteva riconoscere. Quando la questura ci chiamò, identificò due persone, che riconobbe due persone, le quali furono subito arrestate. Successivamente andammo al carcere per fare un nuovo confronto. E lui disse: no, non sono questi due, tu non hai capito la mia traduzione, non hai capito, hai sbagliato a tradurre, io non intendevo questi due. Non è questi poveri, si era fatto un mese di galera, e mi trovai in una situazione un po' difficile, insomma. Meno male che poi il giudice capì, chiamò un altro interprete. Ecco, per esempio il notaio, perché anche nel campo notarile è importante l'interprete, il notaio può chiamare da uno a quattro interpreti, perché può anche non aver fiducia in un interprete, siccome sono questioni delicate, sono passaggi di proprietà, allora il notaio si accerta chiamando più interpreti, certo, per vedere se effettivamente la traduzione, certo, vale, la sicurezza è sia corretta. Anticamente questa cosa era affidata ai familiari, era affidata agli amici, e quasi sempre c'erano delle traduzioni fuorvianti. Prego. E poteva accadere anche che i familiari traducevano a loro favore, non traducevano esattamente. Questo accadeva. Molti soldi venivano, io c'avevo una casa, non ce l'ho più. Perché? Perché evidentemente nel momento che andava dal notaio facevano i propri interessi. E quindi perciò poi i sordi hanno voluto fortemente questa figura professionale, che è l'interprete qualificato, che faccia da ponte dalla comunità sorda alla comunità udente.
diciamo a conclusione appunto anche del suo intervento, volevo porre un'ultima domanda. Visto che oggi è anche la giornata mondiale della disabilità, quindi una giornata molto importante a livello globale, diciamo, si può considerare un vero handicap la sordità? Allora, la sordità, vediamo due aspetti. Vediamo il deficit, che è quello della sordità, è un tipo di sordità che può essere congenita, ereditaria oppure acquisita, e l'handicap, che è la limitazione, la somma delle varie limitazioni che ha il sordo. Per esempio, il sordo non può telefonare, non può ascoltare la radio, per esempio. La radio per il sordo è una scatoletta che non serve a niente. Non sente il rumore del mare, non sente la voce della mamma, quel bambino nato sordo, ecco, tutto questo influisce, appunto, è un handicap in questo senso qua. Certo, poi lui si definisce appartenente a una comunità, a una sua cultura, ai suoi valori, usi, ai suoi obiettivi da risolvere, quale l'abbattimento delle barriere della comunicazione. Certo, la ringrazio anche per il suo intervento, sono molto esaustivo e interessante. Ora passiamo al prossimo docente, Antonio Parente, che ovviamente non è qui con noi, ma è in remoto. Salve a tutti, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere intervenuto a questa nostra web conference. Grazie e a voi, prima di tutto inizio con la prima domanda. Quindi lei mi ha raccontato che è figlio di persone sorde, quindi com'è stata la sua esperienza in questo senso? Sì, prima di tutto vorrei ringraziare tutti gli organizzatori di questo web conference. Io sono Antonio Parente, sono un interprete di lingua dei segni, come l'hai già detto. Onorato di far parte di questa giornata informativa, vorrei raccontare un po' quella che è stata la mia esperienza. Io sono un CODA, sono un figlio di persone sorde e quindi di conseguenza ho voluto raccontare un po' quello che è la mia storia. Sapete benissimo che le persone sorde hanno, diciamo, delle difficoltà a livello comunicativo. Chiedo scusa, sento dei ritorni? Noi sentiamo perfettamente. Sì. Allora, come stavo dicendo, io sono un figlio di persone sorde e quindi di conseguenza la mia esperienza è stata un po' particolare, perché mi sono dovuto ritrovare a nascere in una famiglia di persone sorde senza la presenza di persone udenti. Quindi di conseguenza per me è stata la prima lingua acquisita, quindi la lingua dei segni. Un aneddoto un po' particolare è stato quello che crescendo in una famiglia di sordi non ho avuto contatto esterno, quindi ho dovuto acquisire come prima lingua la lingua dei segni. Questo fino all'età di 8 anni, perché nel famoso terremoto del 1980 i miei genitori decisero di trasferirsi in America Latina e quindi io sino all'età di 8 anni non ho potuto acquisire la lingua parlata. Ritornando in Italia ho dovuto far parte, diciamo, della didattica comune e quindi di conseguenza non ho avuto la possibilità di parlare. Quindi i miei colleghi mi hanno definito, tra virgolette, con una piccola, diciamo, parentesi, come Tarzan. Quindi per me è stato molto più complesso l'acquisizione della lingua parlata. E questa me la sono trascinata negli anni. Poi è diventato un lavoro per me, quindi di conseguenza devo tutto questo anche al dottor Barbarisi, perché lui è stato, diciamo, il pioniere della mia crescita professionale. E in questo ambito, diciamo, ho fatto le mie esperienze. La figura dell'interprete LIS su questo territorio era inesistente, quindi mi sono dovuto approcciare con la comunità dei sordi e quindi, nascendo da una famiglia sorda, mi sono ritrovato a fare l'interprete LIS. Questo è per me stata un'esperienza, certo, bellissima, un'esperienza molto che ha trascinato. Sì. E, visto che lei lavorante per la RAI, appunto, della Basilicata, quindi lei è un interprete televisivo, sì, che, diciamo, all'interno, sì, dell'interprete della lingua dei segni italiana è, diciamo, un settore molto particolare. Ce ne può parlare, per favore? Sì, è un settore molto particolare perché gli ambiti di applicazione del nostro servizio di interpretariato è molteplice, come ha detto il dottor Barbarisi. Noi ci occupiamo di servizi di interpretariato a 360 gradi. Però in particolare l'ambito televisivo è quello, diciamo, un po' più complesso, perché i tempi di latenza, di traduzione, di codifica del messaggio diventano, diciamo, un po' più complessi perché c'è una riduzione di tempistica. Quindi traslitterare un messaggio di acquisizione e di lingua parlata nella traduzione di lingua dei segni, c'è bisogno di una codifica veloce per poter trasmettere un messaggio. Come diceva il dottor Barbarisi, noi abbiamo un'analisi
di un messaggio di entrata che è del parlato con una struttura grammaticale che è dell'italiano, che è differente dalla lingua dei segni. Quindi noi dobbiamo viaggiare per immagine, dare un ordine cronologico a quello che concerne il macro al micro, perché essendo una lingua visivo-gestuale, come ha detto il dottor Barbarisi, noi ci ritroviamo a dover necessariamente cambiare la struttura di entrata del messaggio. Quindi è un lavoro molto particolare, di cui a noi comunque grava, tra virgolette, un carico pesante, perché trasmettere delle informazioni importanti come quelle che stanno avvenendo in questo periodo per, diciamo, questa pandemia, noi abbiamo l'importanza di trasmettere un messaggio quanto più fedele possibile. La ringrazio per il suo intervento, è stato molto interessante. E adesso passiamo alla docente Michela Ortolani, che ci sta seguendo da Roma, appunto. E la dottoressa in particolare è esperta nella LIS tattile. Dottoressa, ci sente? Mi sentite? Mi sentite? Sì, noi la sentiamo perfettamente. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e ringrazio chiaramente Ares per aver avuto la possibilità di questo invito, il dottor Barbarisi e anche il dottor Parente. Io mi specializzo di più sulla sordocecità, vengo comunque dalla LIS, da servizi di interpretariato in LIS visiva, così come noi definiamo la differenza tra LIS visiva e LIS tattile, e mi interesso di più alla sordocecità in quanto abbiamo capito che è una comunità che purtroppo ha una difficoltà maggiore, intanto perché non è mai stata vissuta fino a che finalmente non è arrivata una legge che la definisce come unica disabilità e quindi specifica, e perciò prima di questo era una somma di sordo più cieco, cosa che non aveva la possibilità di della popolazione sordoceca, non aveva la possibilità di riuscire ad avere quei diritti di cui dovrebbe usufruire sempre e comunque. Per quanto riguarda la LIS tattile, dipende molto dal tipo di sordocecità, dai residui sensoriali che hai, dalla possibilità cognitiva, dalla situazione globale, che del contesto in cui vive la persona sordoceca, si può adattare, diciamo, la LIS visiva con degli accorgimenti ben precisi e riuscire a coinvolgere tutta la parte tattile, che è la parte più specifica della persona sordoceca. Chiaramente con delle difficoltà aggiuntive, certo, perché aver capito tutto quello che, diciamo, anche per quanto riguarda i tattili, in un certo senso funziona quasi come se uno avesse una tastiera, no? Cioè bisogna toccare sulla mano dell'altro in alcuni punti ben precisi, giusto? Allora, quando dipende molto dal tipo di... Scusa, ovviamente, se sì. Sbaglio. No, dipende molto dal tipo di sordocecità. Ci sono diverse comunicazioni che vengono adottate. Probabilmente lei si riferisce alla comunicazione malossi, che è effettivamente la mano, diventa come una sorta di tastiera e a ogni punto della mano si riferisce una lettera, perciò si digitalizza la parola. Voglio fare un esempio, se riusciamo a vedermi, non so, ok. Se io devo scrivere, per esempio, la parola ciao, C-I-A-O, e quindi questa diventa come esattamente la tastiera di un computer. Ma la LIS tattile è ben altro. La LIS tattile si adatta al tatto la LIS visiva. Come stiamo vedendo dalla nostra preziosa interprete, noi
costruiamo la stessa tipologia e struttura della LIS adattandola alla mano. La persona che riceve il messaggio mette le mani sotto, la persona che dà il messaggio mette le mani sopra, e questo comporta la comunicazione diretta come se fosse LIS visiva, ma si diventa LIS tattile. Ma la problematica è che, come diceva il dottor Barbarisi, noi costruiamo delle immagini. Ora, queste immagini in una persona sordoceca come si possono tradurre? Ecco perché la LIS tattile è una specializzazione della LIS, e ci sono degli studi che ancora non sono finiti, ovviamente, che la vogliono rendere quasi una lingua a sé e non un adattamento della LIS, proprio perché effettivamente comporta tutta una serie di problematiche che con la LIS visiva non è possibile, chiaramente il messaggio non è possibile mandarlo. Tutte le espressioni facciali di cui parlavate prima, tutta la questione della postura del corpo in un soggetto che non può vedere, chiaramente tutto questo viene meno, e perciò si adatta di più con una serie di aggiunte. Quindi la lingua dei segni visiva diventa qualche cosa di diverso rispetto alla LIS tattile. Se io posso fare... È molto esaustiva nel suo intervento. Cioè, mi dica, sì. No, per dare un esempio, se io devo fare in lingua dei segni una domanda, con il mio viso, con l'espressione del mio viso, io non ho bisogno di mettere il segno, questo è il segno di domanda, come la nostra interprete ci farà vedere. Io lo do con la lingua, con l'espressione facciale, e mi metto in una certa posizione in modo tale che il sordo mi vede e capisce che questa è una domanda. Ma se io con un sordo cieco davanti, che purtroppo non ha più residuo visivo, come posso fare? Devo aggiungere, per esempio, il segno di domanda. Ma questo è per farvi un esempio, per far capire quanto poi effettivamente c'è di diverso tra la LIS e la LIS tattile. Però vi volevo lasciare con una frase che disse la Helen Keller, che fu una sordoceca che è importantissima nella storia. Anzi, se volete, poi magari potete vedere Anna dei Miracoli, che è un film bellissimo che fa capire veramente la storia delle persone sordoceche. Lei disse che le cose migliori e più belle di questo mondo non possono essere viste e nemmeno ascoltate, ma devono essere sentite col cuore, perché io credo che questa sia la comunicazione che tutti quanti desideriamo. È vero, il cuore è fondamentale sempre. È anche interessante vedere come proprio nel 2020 il Festival di Sanremo è stato completamente condotto anche con l'ausilio della lingua dei segni. Quindi questo è importante per far capire anche i passi avanti che si sta facendo, ovviamente per integrare sempre di più, ovviamente, le persone sorde, come giusto che sia, come già doveva essere da molto tempo. Siamo quasi alla conclusione ormai dell'evento, e prima di tutto ringrazio tutti coloro che hanno parlato e che sono stati i nostri ospiti oggi. E oltre a questo, ovviamente, ricordo sempre la dottoressa Brancaccio, che ci sta seguendo da casa. E ovviamente siamo arrivati allo scoop, no? Cioè a questo corso che è nato proprio grazie all'interazione con i docenti che abbiamo avuto oggi ospiti, cioè il corso organizzato da Ares per quanto riguarda l'interpretariato della lingua dei segni italiana. Un corso molto importante di 1200 ore, quindi suddiviso in circa due annualità di 600 ore ciascuna, un corso riconosciuto dalla Regione Campania, perché ricordiamo che Ares, Associazione di Ricerca e Sviluppo, è un corso di formazione professionale con i corsi che sono riconosciuti dalla Regione Campania. Tra questi ovviamente abbiamo anche, diciamo, l'interprete della lingua
dei segni italiana, e Ares ha deciso di partecipare a, questo, a questa sfida, a questa nuova avventura, con questo corso che dovrebbe iniziare, si spera, a gennaio, e inizialmente sarà in remoto, visto ovviamente le normative vigenti a causa del contenimento del coronavirus, per poi passare in, appunto, in classe, in aula, e il corso, come sempre, sarà diviso in due parti, ovviamente. Una parte teorica e una parte poi pratica. E questo, come abbiamo già detto prima, è anche molto importante, non solo per chi voglia diciamo, svolgere il lavoro di interprete della lingua dei segni, ma anche per chi semplicemente voglia conoscere un nuovo modo di comunicare. Perché ovviamente, come si è sempre detto molto spesso, sia in letteratura ma anche in teatro, al cinema, conoscere una nuova lingua vuol dire anche conoscere una parte nuova di se stessi, perché in ogni lingua ha un suo modo di esprimersi, un suo modo di riconoscere l'altro, quindi la realtà che ci circonda. Quindi secondo me, dal mio modesto punto di vista, è anche importante, attraverso la lingua dei segni, capire come le persone sorde vedono il mondo circostante, appunto. E mi sembra che la dottoressa, sì, appunto, Lombardi voleva concludere. Allora, io ringrazio tutti per gli interventi che sono stati un regalo immenso, anche perché ci hanno portato a considerare delle realtà esistenti e della difficoltà che determinate comunità possono avere nei confronti della comunità, appunto, dei non udenti, dei sordi, scusi, dei sordociechi, con la comunità, appunto, degli udenti. Io vorrei apporre semplicemente l'attenzione su un punto. Quanto più noi ampliamo, appunto, il nostro canale di comunicazione, tanto più può essere considerato un handicap. Perché se tutti o la maggior parte della popolazione è in grado di poter comunicare attraverso la lingua dei segni italiana oppure la lingua dei segni italiana tattile, penso che ci sia la differenza italiana tattile, ok, scusate perché non sono esperta in materia, però quanto più noi ampliamo il modo in cui possiamo comunicare, possiamo ampliare il modo in cui possiamo entrare in relazione e possiamo rendere meno un handicap, perché è un handicap, io non direi personale, ma quanto comunitario. Per questo motivo è importantissimo il corso, perché può appunto ampliare la possibilità a tutti noi. Io vorrei ringraziare di nuovo tutti gli interventi, tutte le persone che hanno contribuito, e vorrei ringraziare la dottoressa Brancaccio, che, come già ben detto Alessandro più volte, non è potuta essere oggi qui presente, ma che ci teneva molto a questo progetto e che potesse andare a buon fine. Infatti, come ha detto giustamente prima la docente Ortolani, è con noi col cuore, appunto. Volevo concludere ricordandovi prima di tutto che se volete, siete interessati a partecipare a questa nuova avventura di Ares, potete contattarci o tramite i nostri canali social o ovviamente tramite il sito Ares Formazione. E inoltre volevo anche ricordarvi che questo evento potrà essere, per chi fosse interessato a ricevere l'attestato di partecipazione, deve attendere il termine, appunto, di questa trasmissione, resettare il link che vi abbiamo inviato, e da là ci sarà il form per richiedere il tutto. Vi ringrazio, siete stati ovviamente come sempre, i nostri ospiti sono stati gentilissimi, molto interessanti tutte le varie questioni che abbiamo diciamo discusso e che abbiamo potuto osservare soltanto, diciamo, a volo d'aquila, ovviamente, perché il tempo è tiranno, come si dice. E con questo vi saluto, buona giornata a tutti.